Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va a lavorare nella vigna". Ed egli rispose: "Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso, ed egli rispose: "Sì, signore", ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: "Il primo". E Gesù disse loro: "In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni, infatti, venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli". Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica, 26esima del tempo ordinario, vi raggiunge ancora da una vigna, come domenica scorsa e come anche sarà domenica prossima, perché questo evidenzia l'importanza della vigna, della vite, dell'uva, del vino all'interno della Sacra Scrittura, perché la vigna, come vi accennavo, è espressione del pensiero di Dio di fondare un mondo nuovo, un'umanità nuova, che non viva semplicemente per il merito, per dare a ciascuno il suo, che non viva semplicemente nel rispetto delle regole, ma di un mondo nuovo, di un'umanità nuova, che metta alla base della sua esistenza il diritto e la giustizia, la pace, l'amore, la gioia, la vita piena. E con la vigna il popolo degli ebrei veniva identificato. E questa volta il Signore ci fa fare addirittura un passo in avanti. La vigna non è soltanto il luogo dove come popolo siamo chiamati a lavorare, non è solo il luogo in cui come servi siamo chiamati ad andare, ma la vigna è, se mi permettete questo paragone che in questi giorni potrebbe risultare anche un po' offensivo, cosa nostra. La vigna è della nostra famiglia. Di questa vigna noi siamo proprietari. Il padrone della vigna è nostro padre e noi non siamo i suoi servi, siamo i suoi figli. La dobbiamo considerare qualcosa che ci appartiene, per la quale nel nostro oggi, cioè lungo tutti i giorni della nostra esistenza, dobbiamo lavorare. Perché lavorare nella vigna è per noi pienezza di vita, pienezza di gioia, senso pieno della nostra esistenza. I rabbini usavano anche loro il paragone di Dio come padre e dei figli che questo padre aveva, ma si fermavano sempre a uno. I rabbini, i maestri in Israele, parlavano sempre di Dio padre e di Israele come suo unico figlio. Chi non apparteneva al popolo di Israele non apparteneva a Dio. Chi non apparteneva al popolo eletto non veniva preso in considerazione da Dio, tanto che, come abbiamo scoperto quest'estate, i pagani venivano chiamati cani. Invece Gesù, con l'originalità che gli è propria, fa entrare nella parabola due figli, non uno soltanto. Il padre, Dio, non ha semplicemente un figlio buono, bravo, perfetto, ma ha due figli, uno buono e bravo e uno meno buono e meno bravo. Ma tutti e due sono suoi figli, proprio come capita nelle nostre famiglie. Certo che i nostri genitori ci hanno pensato prima di metterci al mondo, ma una volta che ci hanno dato alla luce, una volta che ci hanno fatto nascere, uno, due, tre o cinque figli, siamo tutti figli loro e loro si preoccupano di tutti i suoi figli, i loro figli, perché
L'essere figli non si merita, l'essere figli è un dono. Ma il primo di questi figli viene interessato immediatamente dal padre, il quale non gli parla dall'alto in basso, non gli parla da dietro la scrivania dell'ufficio, gli si avvicina, lo prende sotto braccio e proprio come fa un padre con un figlio, gli dice: figlio, vai a lavorare nella mia vigna, ricordati che è anche la tua, che ti appartiene, datti da fare. Ma questo figlio, come a volte, specialmente nei tempi dell'adolescenza e della giovinezza, facciamo anche noi con i nostri genitori, dice a suo padre: no, non ci vado, non ne ho voglia. Questo figlio pensava di avere progetti migliori per sé di quelli del padre. Questo figlio pensava di poter riempire le sue giornate in modo più efficace, più gratificante rispetto alla proposta del padre. Ma poi ci ripensa, poi torna a riflettere su quello che il padre gli ha detto. Capisce che chi gli ha detto di andare a lavorare non è un padrone qualunque, ma è suo padre. Capisce che non sta facendo qualcosa per gli altri, ma sta facendo qualcosa per sé, e allora ci va. Potremmo dire, con il linguaggio di questa seconda fase del sinodo, appena iniziata la fase sapienziale, che questo primo figlio fa discernimento e capisce che per lui è meglio andare e va a lavorare. Ma c'è anche questo secondo figlio, il quale a sua volta viene avvicinato dal padre, viene preso sotto braccio dal padre e al quale il padre fa la stessa proposta del primo figlio: vai a lavorare nella mia vigna. Questo secondo figlio non chiama il padre papà, lo chiama signore e gli dice: sì, signore, ma poi non vi andò. Certo che fa una bella figura immediatamente, obbedienza pronta, immediata, senza nessuna riflessione, ma poi non fa seguire le opere a ciò che aveva detto con la bocca. Proprio come diceva il profeta Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Dice: sì, Signore, vado io, ma poi non ci va. E allora Gesù fa entrare nella parabola i suoi ascoltatori, che non erano uomini cattivi, che non erano persone lontane, erano i sacerdoti, gli anziani del popolo, gli scribi, i farisei, potremmo dire la crema del popolo di Israele, quelli che pensavano che stavano vivendo bene, che stavano facendo le cose nel modo migliore possibile, e loro erano proprio quelli che dicevano sì a Dio con la bocca, ma non con il cuore. Erano quelli che prestavano obbedienza a Dio nella formalità, ma poi nella sostanza non facevano la volontà del Signore. Sapevano bene di essere figli prediletti di Dio, conoscevano il libro dell'Esodo, dove Mosè, parlando al Faraone, aveva detto a nome del Signore: Israele è il mio primogenito, fa uscire il mio figlio dall'Egitto. Conoscevano il profeta Osea, che diceva: dall'Egitto ho tirato fuori mio figlio. Conoscevano le preghiere dei loro antenati esiliati a Babilonia, i quali dicevano: o Signore, tu sei nostro padre e noi argilla, opera delle tue mani. Ma non facevano seguire la sostanza della vita, l'adempimento della volontà del Signore. Non avevano capito bene quello che Gesù ricordava continuamente: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Egli è mio fratello, mia sorella, mia madre. Si erano fermati al culto, si erano fermati al tempio che avevano abbellito in ogni modo, e nei salmi, nei testi dei profeti, questo il Signore lo dice loro rimproverandoli: voi non è che mi fate mancare i sacrifici, i vostri olocausti mi sono sempre davanti, l'incenso è sempre presente dentro il tempio. Ma è come se Dio volesse dire:
chi ve le ha chieste queste cose? Io vi ho chiesto la giustizia, l'accoglienza, mettere in pratica il diritto, amare i nemici, accogliere gli orfani, le vedove, gli stranieri. Questo io vi ho chiesto, questo voi dovete fare. Non possiamo correre il rischio, come lo corse il fariseo di un'altra parabola di Gesù, che nel tempio giudicava il pubblicano, ringraziando Dio di non essere come quello lì. Non possiamo correre questo rischio, perché al Signore non basterà che noi gli abbiamo costruite splendide cattedrali. Al Signore non basterà che noi ogni domenica andiamo a messa e facciamo celebrare l'Eucarestia. Il Signore vuole che l'Eucarestia diventi la fonte e il culmine della nostra esistenza, che l'amore fino al dono di sé che celebriamo nel rito poi diventi effettivo ed efficace nella nostra vita. Solo in questo modo i pubblicani, le prostitute, i peccatori non ci passeranno davanti, ma arriveremo insieme al traguardo della nuova umanità, del regno di Dio, della gloria, del paradiso, dove lì il Signore vuole che noi giungiamo dopo aver lavorato nel nostro oggi per tutta la vita, nella sua vigna, a portare frutti di amore, di pace, di gioia, di vita.